Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Tridico, presidente dell'INPS, contestatissimo, già prima di questa notizia, si raddoppia lo stipendio con effetto retroattivo, quindi prenderà anche gli arretrati. Pensate un po', lo stipendio il doppio passa da 62.000 all'anno a 150.000 euro. Con decorrenza retroattiva. Non è uno scherzo, è tutto vero. Decreto firmato in agosto dalla ministra Catalfo e dal ministro dell'economia Gualtieri. E beh, un aumento di stipendio di Pasquale Tridico con effetto retroattivo, tutto con un decreto interministeriale firmato dalla ministra del lavoro Nunzia Catalfo, che ha firmato il 7 agosto insieme con il collega del tesoro Roberto Gualtieri, lui, quello del tesoro, quello che c'ha il tesoro, no? La Repubblica rivela questo: il compenso di Tridico sarebbe più che raddoppiato, passando da 62.000 a 150.000 euro. La notizia annuncia bufera sull'Istituto di Previdenza che gestisce le pensioni degli italiani. Matteo Salvini dice: non ho parole. Tridico paghi la cassa integrazione, poi chieda scusa e si dimetta, dice Matteo Salvini. Beh, questo sì, aumenta lo stipendio con l'accordo del governo, no? Sapete che il Pasquale Tridico è uno che gravita nell'area 5 Stelle, questa non è una novità, è stato voluto lì dai grillini, no? Che chieda scusa e si dimetta e paghi la cassa integrazione dovrebbe essere il giusto. Ma quello che accadrà, che non pagherà la cassa integrazione, che non chiederà scusa, non si dimetterà e anzi con quel bello stipendio magari penserà di comprarsi qualcosa in più. E così quello stipendio anche al presidente dell'INAIL, non solo dell'INPS, anche dell'INAIL. 40.000 euro all'anno invece sono assegnati ai vicepresidenti dei due istituti, 60.000 se hanno le deleghe. E così i consiglieri anche di amministrazione di INAIL e INPS hanno un emolumento di 23.000 euro ciascuno. I compensi sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti. I nuovi stipendi, pensate un po', hanno effetto retroattivo, con decorrenza dalla data di nomina del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione INPS e INAIL. Sapete cosa vuol dire? Che lo stipendio raddoppia dalla data della nomina. Quindi se Tridico, non so quanto tempo è che è lì, ha sempre preso 62.000, adesso in poi prenderà 150, più gli dovranno mandare gli arretrati. Mettiamo che sia un anno, ipotizziamo un anno, dovranno mandargli. La differenza. Qual è la differenza? Allora, se facciamo 150 meno 62, diciamo che 150 meno 62 fa 88.000. Certo che quegli 88.000, diciamo che è più del doppio, attenzione, è più del doppio, perché vuol dire, facendo 150 diviso 62 è il 241%, è 2 volte virgola 4, non è il doppio, è più del doppio, è più del doppio. Quindi immaginatevi che sia un anno che lavoro, devono mandargli 88.000 di arretrati. Ecco, questa è la realtà. Intanto, nuovi stipendi anche per il CDA dell'INPS, che si è riunito il 22 aprile e che ha deliberato gli aumenti. Il vicepresidente Luisa Gnecchi, ex deputata e vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano, è pensionata e ricopre l'incarico a titolo gratuito,
quando fu nominato nel maggio del 2019, sempre secondo Repubblica, Pasquale Tridico percepiva 62.000 euro all'anno, lordi. All'inizio del suo mandato ebbe una breve coabitazione con il vicepresidente d'area leghista Adriano Morrone. Il predecessore di Tridico, Tito Boeri, percepiva 103.000 euro all'anno. Naturalmente c'è una richiesta di chiarimenti. Questo verbale citato da Repubblica e dei sindaci dell'INPS ha chiesto chiarimenti sugli aumenti, richiamando la legge 75 del 1999 che stabilisce che gli amministratori siano pagati dal momento dell'insediamento e non dalla nomina. Beh, il centrodestra cosa dice? Dalla Lega Fratelli d'Italia fino a Forza Italia. È compatto il centrodestra a chiedere dimissioni del Pasquale Tridico. Dice: dove sono gli uffici di monitoraggio dell'INPS? Quelli che ad agosto avevano denunciato in una lista di proscrizione pubblica i furbetti del bonus da 600 euro? Il più furbetto è Tridico, che si fa riconoscere premi da capogruppo, mentre mezzo milione di italiani stanno ancora aspettando la cassa integrazione della primavera. Tridico rinunci al bonus e si dimetta. Mezzo milione di italiani aspettano ancora la cassa integrazione, dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. E lui si triplica lo stipendio con effetto retroattivo. Questa è la morale dei predicatori anticasta. La nuova frontiera del grillismo al potere, il reddito di arroganza. L'aumento è una cosa assurda, osserva il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. Luca Ciriani, soprattutto quando gli italiani continuano a non ricevere la cassa integrazione e le famiglie sono piegate da una crisi che il governo è incapace di fronteggiare. Beh, anche nel governo stanno girando le orecchie. Nei 5 Stelle c'è chi chiede al movimento di prendere le distanze da questa decisione e condannare apertamente l'aumento. C'è anche chi dice: io non penso che ci sia nulla di scandaloso nel prevedere uno stipendio congruo per ruoli pubblici di altissima responsabilità, che richiedono notevoli competenze e professionalità, dice Davide Faraone. Beh, dice: lo spettacolo davvero suggestivo è osservare la metamorfosi dei populisti. È quella, la metamorfosi l'abbiamo vista e come. Sì, stipendio congruo per delle alte responsabilità, ma questo signore non sta pagando la cassa integrazione, quindi forse più che aumentarlo c'era da portarlo da 62 a 20.000 euro all'anno. Però questi sono quelli che gridavano onestà, onestà, ma fatemi il piacere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Siamo anche in Facebook Teleitalia e nell'altro canale Teleitalia, seconda rete. Grazie e buona giornata.